storie di moto estate ed incontriamo oggi un mago del bicilindrico, Piero Giannesin, sicuramente un nome legato a doppio filo alla storia della Ducati. Sì, io ho sempre fatto Ducati da vecchia data. Quando ho cominciato perché io correvo con le Aermacchi. Cosa succedeva? Che sui circuiti lenti la Ducati dovevi sudare molto per starli davanti. Ora mi sono un po' innamorato di motori Ducati e da lì è partita la mia attività, che noi siamo ufficina autorizzata Ducati e siamo andati avanti con i Ducati. Non solo officina autorizzata, perché Piero è sempre molto modesto, ma il suo nome è stato per tantissimi anni legato alle migliori preparazioni del Mondiale Superbike. Sì, quello senz'altro. La prima moto che ha superato i 300 a Hockenheim è stata la nostra moto con Kini. Noi 303, Ducati ufficiale 289. Piccoli aneddoti e soprattutto medaglie che rimangono legate al nome della GPM. Ma c'è un pilota, c'è una situazione che ti è rimasta nel cuore in maniera particolare? Beh, Tardozzi è stato uno dei primi, dopo Chili e certamente Bartolini. Ecco, anticipiamo un attimino quello che è questo progetto, perché a un certo punto della carriera di Piero, GPM entra anche suo figlio, decide di affrontare un progetto completamente nuovo, quello di costruirsi attorno al motore Ducati un'intera moto. Sì, abbiamo fatto questa moto qua, è partita dal 99 e da lì abbiamo cominciato a fare un po' di pezzi, fare il telaio e dopo abbiamo costruito tutta la moto intera. La prima moto me l'hanno rubata anche. Ecco, una moto che poi si è evoluta, perché oggi ne vediamo due nel box. E una versione, diciamo, quella degli albori, e una versione più moderna. Cosa hai fatto? Cosa significa costruire una moto e quali sono le due versioni? La versione, questa è quella aria, che è questa di qua, che è un motore tradizionale Ducati, però abbiamo fatto i cilindri, le teste, sempre a due valvole. E questa invece è un motore raffreddato a liquido, acqua, che abbiamo fatto le teste, diffusione, alberi a camme, pistoni, abbiamo fatto un po' tutto la parte sopra. Sotto usiamo 4 motori Ducati, però la parte alta è tutta GPM. Come mai hai deciso di impegnarti in un progetto così difficile? Perché quando correvamo con questa aria avevamo le temperature che erano troppo alte, capito, per raffreddamenti via quando hai quei motori più grossi, e allora abbiamo deciso di fare quello acqua. Una decisione che la GPM porta avanti da oltre un decennio ed è affiancata da un Highlander del motociclismo, perché Walter Bartolini è un nome importante nel panorama nazionale, ma è un ragazzo di 56 anni, se non sbaglio, ancora in grado di correre due gare nello stesso weekend. Sì, e lui ha cominciato, e questa è la 13ª stagione che fa con noi. Tante stagioni e tanti titoli. Sì, 8 titoli. Ne ha vinto 3 del MES e un secondo posto, e 5 dei bicindri, dei BBDB. Piero, non ti chiedo quanti sono gli anni di corsa, perché sono sicuramente tantissimi, ma cosa vedi nel domani delle competizioni? Ma adesso quello che vanno avanti, diciamo quelli in alto, secondo me è troppo sofisticate, dovranno un po' alla volta tornare un po' indietro, secondo me.